Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ed eccoci qui con un'altra ricetta della pentola d'oro. Questa volta troviamo bistecche arrotolate. Vediamo subito quello che ci serve. Allora, delle acciughe, noi abbiamo queste qui col peperoncino, ma vanno bene anche delle acciughe normali. Poi della passata di pomodoro o della polpa, come preferite. Delle bistecche, io ho preso queste qui sottilissime dell'Eurospin, che secondo me erano perfette perché per quello che ci serviva. E poi ho preso anche della spalla cotta per preparare questi involtini per Pia, perché con le acciughe sono troppo salate per lei e non vanno bene. Comunque, in pratica si prende una fettina, si prende un'acciuga, possibilmente senza rovesciare 7 litri d'olio come ho fatto io, e si mette sopra la fettina e poi si arrotola. Niente di difficile, insomma. E infatti, anche come avete visto, difficoltà segnava nessuna. Procediamo così per tutte le fettine, sia quelle dove andremo a mettere l'acciuga, sia quelle poi dove andremo a mettere il prosciutto. Quando abbiamo finito, con degli stuzzicadenti le andiamo a agganciare, perché così almeno in cottura non si apriranno. Eccoli tutti pronti e adesso passiamo alla fase di cottura. Allora, in pratica sul fondo di una padella si va a mettere una bella fettina di burro e poi si vanno a disporre tutti i nostri involtini sulla superficie. Io ho sbagliato padella inizialmente, infatti poi l'ho cambiata perché ce ne andava una più larga, quel wok, diciamo, al fondo troppo stretto. Comunque, le lasciamo cuocere, le facciamo rosolare bene da tutte le parti. Quando saranno ben rosolate tutte quante, andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro o la polpa di pomodoro, dipende voi cosa avete scelto. Io la bottiglia non l'ho messa tutta, ne ho messa all'incirca metà. E poi andiamo a mescolare delicatamente con due posate e gli involtini, in modo che tutti quanti si tuffano nel pomodoro, e li lasciamo cuocere ancora 5 minuti. Appena vedremo che il sugo, la salsa si sarà
ritirata un pochettino, li andremo a spostare nel piatto da portata. Ed eccoli qui pronti e veramente bellissimi e buonissimi questi involtini di carne ripieni di acciuga o prosciutto. Questa qui è una variante che ho fatto io quando ero bambina piccola. Spero che vi sia piaciuta, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao! 1, 2, 3, come on!